È storia vecchia quella che il governatore D'Alfonso abbia offerto al capogruppo di NCD in regione Giorgio D'Ignazio la delega alla ricostruzione. È stato immediato il pensiero che il consigliere regionale di centrodestra potesse diventare così una stampella al centro-sinistra. D'Ignazio però a questa ambiguità politica non ci sta e fissa delle condizioni per poter accettare l'incarico. Non teme che l'incarico che le ha dato il presidente D'Alfonso la possa far diventare di fatto una stampella per il centro-sinistra? Ma infatti io non ho accettato l'incarico, o almeno ho detto che se è una valenza politica e quindi la speranza che io possa passare col centro-sinistra, quindi non lo accetterei mai, lo accetterei se eventualmente questo incarico coinvolgesse anche altri colleghi della minoranza, cioè che non sia io solo ma anche altri, cioè insieme, sarebbe bello se tutti i consiglieri regionali della provincia di Teramo, eletti nella provincia di Teramo, al di là dei colori politici, lavorassero per risolvere i problemi tutti insieme, non è che gli altri non stiano lavorando, quindi se questo può avere un valore, per me va bene così. Se no, secondo lei perché ha scelto proprio lei, D'Alfonso? Il presidente è persona, diciamo, a volte particolare, nel senso anche esuberante. C'è stato un momento di grossa collaborazione tra di noi e questo non smetterà di esserci, proprio perché l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo in un momento in cui c'è necessità di lavorare, a mio avviso, di lavorare insieme. Indispettiti dalla questione delega di D'Ignazio, il gruppo di centrodestra alla regione coordinato dall'ex governatore Gianni Chiodi. Io mi sono candidato nella mia vita sempre a sostegno di Gianni Chiodi, sempre, dal 1999, le due volte in cui si è candidato sindaco e poi nelle due candidature a presidente della giunta regionale. Credo di aver dato tutto quello che avevo per Gianni e quindi, ma qualche volta magari anche una parola di conforto non mi sarebbe dispiaciuta, ma questa è più una ricerca di attenzione più che una tirata d'orecchie. Come dire che, insomma, quando due figlio dice: guarda che ci sono anch'io.